Ciao, io sono Massimiliano Foschi, sono un ragazzo di Civitavecchia, ho 18 anni e ho una particolare passione per la matematica. In particolare per le competizioni matematiche, tra cui appunto le Olimpiadi della Matematica che quest'anno ho vinto. Le Olimpiadi della Matematica sono una competizione scientifica per gli studenti delle scuole superiori. Nel primo liceo ho vinto la medaglia d'oro e in seconda, terza e quarta liceo ho vinto il primo posto assoluto. Partecipano centinaia di migliaia di studenti ogni anno che in una serie di fasi vengono selezionati fino ad arrivare all'ultimissima fase, la finale nazionale, in cui ci sono soltanto 300 studenti che poi precede appunto la fase internazionale. E generalmente vengono organizzate a Cesenatico, anche se quest'anno a causa del Covid sono state organizzate proprio qui al Dipartimento di Matematica della Sapienza, o meglio, i ragazzi di Roma hanno partecipato alla Sapienza. Secondo me la mentalità che deve avere un concorrente delle Olimpiadi della Matematica è per certi aspetti molto simile a quella di un atleta che partecipa alle Olimpiadi sportive, perché non si tratta soltanto di studiare, di avere le giuste conoscenze, anche se ciò è molto importante, ma soprattutto di avere il giusto atteggiamento e appunto l'allenamento proprio. Bisogna fare pratica con i problemi e riuscire sempre a migliorare le proprie capacità. Generalmente risolvere un problema difficile mi dà una grande soddisfazione per due motivi. Il primo è proprio rendermi conto di essere bravo e di riuscire a fare anche problemi piuttosto difficili. Il secondo è anche la realizzazione che un concetto che stavo guardando sotto un certo punto di vista, poi la soluzione di quel problema mi ha permesso di guardarlo da un punto di vista totalmente diverso. Credo che sicuramente l'abitudine a guardare delle cose da vari punti di vista sia certamente fondamentale in matematica e allo stesso modo fondamentale nella vita quotidiana. Sin da piccolo, sin da quando facevo le elementari, mi è sempre piaciuta la matematica, è sempre stata la materia che mi interessava di più e anche la materia che mi riusciva meglio. Ho sempre avuto la voglia di mettermi alla prova. Alle medie proprio ho partecipato ai campionati internazionali di giochi matematici che ho vinto proprio la fase internazionale in seconda media e questo mi ha permesso di capire che avevo possibilità di avere ottimi risultati. Ancora non ho deciso che cosa voglio fare da grande, però sicuramente il mio obiettivo sarà quello di mettere a frutto le mie competenze matematiche, quelle che sono riuscito a sviluppare grazie a queste gare, per trovare qualcosa che mi possa dare soddisfazione. Nel mese di luglio sono in programma le Olimpiadi internazionali della matematica, che sono appunto l'evento conclusivo della stagione delle Olimpiadi della matematica, alle quali parteciperò insieme a ragazzi di oltre 100 nazioni da tutto il mondo. Vincere queste competizioni è molto difficile perché il livello è altissimo, ma sono molto fiducioso delle mie abilità e sicuramente darò del mio meglio.